Che non siamo arrivati da nessuna parte, noi allora. Aspetta, mi sa. Siamo con Montali, veloci. Allora, siamo con Montali, dunque, la sua scommessa è quella di vincere qualcosa di complicato, lo ha detto anche ultimamente. A me piacciono le scommesse difficili, la Roma è una scommessa difficile, però sta iniziando nel modo migliore questa sua scommessa. Beh, perché sono uno fortunato, tutti continuano a dirmi questa cosa quando sono arrivato, ho vinto 6 partite consecutive, ma lo sa, i miei amici mi chiamano Gastone, quindi dicono che sono fortunato dal mio punto di vista. No, la Roma non è una sfida difficile, è una sfida importante, perché è una grande squadra, un grande club. Io considero la Roma uno dei primi club in Italia e in Europa, quindi è una sfida piacevolissima, è una grande squadra e si merita di giocare sempre per i primi posti nel classifica. Con un Totti, quest'oggi abbiamo presentato il libro di Massimo Cecchini, un Totti insomma che è il paladino, il leader di questa squadra, ne ha parlato molto bene anche lei, qualcuno l'ha paragonato anche a Buffon come qualità di leader. No, non qualcuno, io. Appunto, era una battuta. No, mi siete chiesto a quale giocatore lo vedessi vicino, lo vedo molto vicino come caratteristiche a Buffon. Totti è un giocatore, sono l'ultimo arrivato, ho approfittato del libro per leggere, l'ho lasciato in una sera, ho conosciuto tante cose sue, ma quello che ho visto a pelle, l'unica cosa che io so fare in questo mestiere qua è capire le persone immediatamente a pelle. Lui ha 3 caratteristiche straordinarie, che ho raccontato stasera: la generosità, non soltanto nei confronti degli altri, delle persone, non i giocatori e i campioni, ma quelli meno importanti anche della squadra, una generosità che si vede anche nei comportamenti, perché è uno che non si risparmia mai in allenamento, a volte dovrebbe anche risparmiarsi un po', ma non lo fa mai, assolutamente mai. Poi questa leadership che ha innata, naturale, e questa empatia che riesce a trasferire dentro lo spogliatoio quando entra lui, e io lo vedo, e dentro un campo quando entra lui, perché una squadra con Totti ma con una cosa, senza lui è un'altra. Queste sono qualità e caratteristiche che hanno solo i grandi campioni, portare empatia dentro una squadra. Poi c'è un'altra cosa che non ho detto prima, ma che è l'autoironia, cioè è una cosa straordinaria. Io ogni volta che lo incontro è una battuta, è ironico, autoironico, una cosa che in questo mondo, nel mondo dello sport, l'autoironia è merce rarissima e molto pregiata, quindi questa è un'altra grande qualità. A pelle ha capito anche dove può arrivare questa Roma? Dove può arrivare o dove deve arrivare, che è una cosa diversa. Io faccio il mio lavoro, quello dietro alla scrivania, quello di fare in modo che tutta l'organizzazione sia perfetta per una squadra che deve essere perfetta, quindi questa è una squadra che deve avere il coraggio di pensare in grande. Se ha il coraggio di pensare in grande avrà grandi risultati, se pensa in piccolo ha piccoli risultati. Quindi pensare in grande è un ciclo che appartiene a questo suo lavoro, anche lei insomma deve partecipare a questa metamorfosi caratteriale, psicologica di personalità della Roma. Io non sono mai andato in un posto non per arrivare primo, quindi ho avuto la fortuna di farlo in ogni posto dove sono andato, ma la mia natura è stata quella, giocare per vincere, quindi non credo di essere venuto qua per partecipare, come non sono i dirigenti che ci sono adesso, che giocano per partecipare, come ci sono soprattutto i giocatori. Io sono venuto a lavorare in una squadra dove voglio che vada il più in alto possibile e dia la soddisfazione ai propri tifosi che merita. Lei non è un tecnico, però prima insomma Ranieri ci ha detto: nessuno di voi ha azzeccato sui giornali, sulle radio, sui siti internet, ovunque, il nome dell'attaccante che prenderemo. Conferma anche lei? Buco totale è un nome completamente diverso? Noi siamo contentissimi e felicissimi della squadra che abbiamo in questo momento, siamo entusiasti dei giocatori che adesso sono a Roma, e l'unico nostro pensiero che abbiamo in questo momento è quello proprio di valorizzare al massimo questa squadra e di far sì che questa squadra arrivi il più in alto possibile. Quindi siamo molto grati ai giocatori, siamo contentissimi di tutti quelli che abbiamo. Un giocatore sul quale scommette nel 2010 della Roma, di quelli che ha visto, scommetto su questo giocatore, farà un 2010 stupendo. No, io non sono in grado, non è il mio compito, chiedo a Bruno Conti, questo è il suo ruolo. Senta, teme più l'effetto derby domenica o la rabbia di una Samp che ha perso 3 partite di fila e ha dei problemi interni? Che cosa teme di più? Ma io credo sulla maturità molto della nostra squadra, della Roma. Abbiamo parlato con i giocatori, li abbiamo visti in allenamento, come diceva anche Ranieri, credo che l'atteggiamento sia quello giusto. E ci torniamo al discorso di prima: se sei una squadra che vuoi avere il coraggio di pensare in grande, devi pensare in grande; se ti accontenti e pensi in piccolo, hai in piccolo. Quindi molto dipende da noi sicuramente, da come andremo in campo, dall'atteggiamento con cui noi metteremo i piedi dentro Marassi conterà moltissimo. Poi dall'altro però c'è una situazione molto delicata, come diceva lei, della Sampdoria. La Sampdoria viene da 3 sconfitte consecutive, è una situazione molto difficile all'interno della squadra, quindi ci aspetta una gara vera, molto difficile, dove loro
attaccheranno dal primo minuto fino all'ultimo, quindi c'è bisogno di una squadra che giochi con i nervi molto, molto attenti, molto, molto controllata e che vada a amararsi con un obiettivo unico, che è quello di fare risultati. Senta, a Torino cominciano a rimpiangere Montali e Ranieri. Non so cosa dirle. Cassano le piace? Lei come lo gestirebbe? Ma guarda, io ho scritto un libro che si intitola, a proposito dei libri, che si intitola Scoiattoli e Tacchini. Chi è lo scoiattolo? Cassano è lo scoiattolo e tacchino. Non lo so, decidete voi, leggete il libro, voi cercate di capire. Io, a me sono sempre piaciuti i giocatori di talento, di grande eccellenza, perché c'è una cosa che non sopporto io, è il talento sprecato. Io che da giocatore sono stato un giocatore di medio-basso livello e che quindi non sono mai riuscito ad arrivare ad alti livelli e non avevo talento. Io non sopporto quando vedo i giocatori che hanno talento e lo sprecano e non riescono a utilizzarlo. Quindi io sono per il talento in assoluto. Il talento è una cosa e poi essere giocatore di una squadra è un'altra, insomma. Quindi io posso giudicare quello che vedo sul campo, non avendolo avuto come giocatore, non conoscendolo, quindi non posso giudicare la sua interezza di giocatore. Certamente un giocatore di grande talento e di grande eccellenza. Il primo contratto che rinnoverete del 2010 può essere quello di Giulio Sergio? Questa è una bella domanda. Però vorrei la risposta. Questa è una bella domanda. Ci si sta lavorando, insomma. Ma noi stiamo lavorando tantissimo. Questa è una società che magari non cerca di non apparire molto, di non apparire tanto, però questo non vuol dire che lavori alacremente dietro. Abbiamo definito bene i ruoli, le competenze, il mio arrivo ha dato la possibilità alle persone che già c'erano, che lavoravano benissimo, di poter fare ancora meglio il proprio lavoro, con più competenza, con ancora più qualità. Quindi abbiamo ruoli molto precisi, con competenze chiare, precise, e quindi stiamo lavorando proprio dietro le quinte per dare quel supporto che una grande squadra merita, quindi una grande società, e tra tutti gli ordini dei giorni, nei mesi a venire, ci sarà sicuramente anche questa cosa. Cassetti se l'è meritata un anno in più di contratto dopo il gol del derby. Cassetti è un ottimo giocatore che ha fatto cose straordinarie alla Roma nel passato, anche lui è un giocatore che caratterialmente è un giocatore da grande squadra, è uno che sta a stare benissimo negli spogliatoi, è un uomo che ha grandi qualità, non soltanto un ottimo giocatore, ma un uomo con grandi qualità morali e umane, e quindi sono molto felice con lui, perché il gol segnato nel derby gli porta una felicità che secondo me si è guadagnata sul campo e nessuno gliel'ha regalata, quindi siamo tutti molto felici per noi. L'ultima, lei non L'ultima, è un mago, però poco ci manca, i risultati lo confermano, insomma, ha raggiunto veramente elevate vette. Il ciclo che sta cominciando adesso, in quanto tempo, se arriverà quella mentalità della quale parlava prima lei, può portare a Roma a lottare per vertici importanti, chiamiamolo, insomma, per lo scudetto? Ma non poniamo mai limiti alla provvidenza. Io credo che questa società sia proprio una società che abbia il dovere e il diritto di poter ambire a giocare per questo. Se dico due anni, un biennio, dico una cosa errata? Io ho un contratto di 2 anni, quindi non ho Fate voi. Non ho tanto tempo. Grazie. Buona cena.